Senta Barbanti, allora Movimento 5 Stelle cosa dice di questa mossa di Matteo Renzi e di quello che adesso ci aspetta da un punto di vista di legge elettorale? Beh, innanzitutto apprendo con abbastanza stupore che il Parlamento ha cambiato sede. Ha cambiato sede ed è fatto da persone che non sono state elette dai cittadini, perché mi sembra che la legge elettorale si sta discutendo all'interno di una assise che è diversa da quella dove dovrebbe essere normalmente discussa, che è il Parlamento, e da persone che d'altronde sono anche al di fuori del Parlamento stesso. Mi sembra che sia, diciamo, alquanto strano. Poi anche la genesi di come è nata, due persone che si incontrano, noi ci abbiamo messo 20 anni per diciamo, buttare fuori Berlusconi dal Senato, e Renzi lo fa rientrare, diciamo, dalla finestra, per cui questo già dovrebbe dirla lunga su quello che è la nostra visione per quanto riguarda la legge elettorale, cioè la nostra legge elettorale viene fatta in rete, viene fatta dai cittadini, insieme ai cittadini e per i cittadini, non per i partiti né tantomeno per le coalizioni. Abbiamo visto cosa è successo con le coalizioni in questa tornata elettorale. Che cosa farete in sede di votazione della legge elettorale? Ovviamente noi siamo per la nostra legge elettorale. Quando arriverà sarà vagliato ovviamente nella commissione anche dai nostri, poi arriverà in aula, ma noi siamo per una sola possibile legge elettorale, che è quella che uscirà dalla consultazione con i cittadini. Che avverrà quando, onorevole? Noi la presenteremo entro fine febbraio, lì si chiuderanno i termini per la discussione in rete, come stiamo facendo secondo i nostri principi di democrazia diretta, e lì poi approderà, insomma, in aula, cercheremo di farla calendarizzare. Per noi quella sarà la legge elettorale dei cittadini, quindi applicheremo sostanzialmente quello. L'errore... Prego, vada, poi un'altra domanda. Dicevo, sì, se abbiamo anche 2 minuti, più che altro volevo un attimo anche spostare l'attenzione su quello che sta succedendo tra oggi, domani e dopodomani in Parlamento, che è una cosa che purtroppo, ahimè, passa sotto traccia, o almeno una parte, perché tutti abbiamo sentito parlare dell'abolizione dell'IMU, tutti abbiamo sentito parlare di questa mini-IMU, ma nessuno poi parla dell'altra, del lato scuro, in questo caso, del decreto legge che abolisce l'IMU, che è quello della riforma della Banca d'Italia, e su cui noi abbiamo già anche annunciato guerra. Sostanzialmente è una materia molto ostica, ma cercheremo appunto di renderla molto fruibile. Sostanzialmente tutto si cela dietro una domanda. Voi paghereste 1000 euro per averne 8000 in cambio? Allora, questo è sostanzialmente quello che il governo sta cercando di fare, perché a fronte di 900 milioni di euro che, diciamo, i soci privati di Banca d'Italia devono dare sotto forma di tasse, vengono regalati 7 miliardi e mezzo. Perché dico regalati? Poiché si tratta di una ricapitalizzazione di Banca d'Italia che viene fatta a spese delle riserve di Banca d'Italia. Cioè, quando un'impresa normale fa una ricapitalizzazione, bussa alle porte dei soci. Sì, in certo. Questo caso si sposta dalle riserve, che sarebbe un po' il salvadanaio della Banca d'Italia, al capitale. Ma il salvadanaio della Banca d'Italia è fatta da soldi dei cittadini, poiché sono soldi che derivano dall'espletamento della funzione pubblica in regime di monopolio che ha fatto Banca d'Italia, per cui sono soldi nostri che finiscono nelle mani degli azionisti di Banca d'Italia, che sono le varie banche, le varie assicurazioni e quant'altro. Ovviamente noi siamo contrari, noi vogliamo che la Banca d'Italia sia pubblica, così come anche una legge votata dal Parlamento nel 2005, la 262, dove disciplinava che entro 3 anni dovesse essere redatto un regolamento che appunto normava questa ripubblicizzazione di Banca d'Italia. Ebbene, questo regolamento non è mai stato fatto. Onorevole, senta. Mi dica. Nelle prossime giornate... Sì. Lei, proprio lei, parleremo ovviamente con chi si occupa, noi parliamo sempre con il vostro portavoce Rocco Casalino, portavoce per quanto riguarda chiaramente gli inviti, voglio chiamarlo così, nonché persona che ci aiuta appunto ad avere ognuno di voi ospite ogni volta. Viene qui in studio a parlarne con un uomo della Banca d'Italia? Cioè, facciamo una puntata, come dire, aperta ad un dibattito, perché lei mi fa notare questo importante momento della nostra storia economica e non solo, ma io ho bisogno di una controparte, perché se no, come dire, è una sola voce la sua, mentre ho bisogno che la sua voce sia collegata alla voce di chi lavora per e con Banca d'Italia. Ci volete pensare? Ci date una risposta? Assolutamente, ci penseremo. Sicuramente sarà un bel tavolo di confronto, coerentemente con le battaglie che adesso andremo a fare anche in aula, perché
vedrete insomma che noi non lasceremo, diciamo, mettere le mani così facilmente sulla banca degli italiani innanzitutto, anche perché poi ci saranno dei riflessi anche sui conti pubblici per un mancato gettito che poi ovviamente dovrà essere coperto con i soldi dei soliti noti in questo caso. Allora, onorevole Verbanti, io la ringrazio, ho terminato il tempo purtroppo, terminato il tempo a mia disposizione per lei, in ogni caso concordato ovviamente con voi, come sempre. Mi dispiace perché, scusi se le interrompo, mi dispiace anche perché noi adesso praticamente inizieremo le votazioni in commissione proprio su questo importantissimo decreto legge, per cui mi dispiace anche a me non potermi fermare di più, ma onorevole, il dovere viene prima di tutto. Onorevole, il dovere viene prima di tutto, però diciamocelo anche in diretta. Io sono contenta quando, sarò ancor più contenta quando voi, al di là del vostro dovere che svolgete come facciamo tutti noi, come insomma, tutti. Nel migliore dei modi, potrete venire a confrontarvi, ad incontrarvi in maniera più ampia, chiedendo a uno solo di non fare il proprio dovere in aula, ma di farlo in uno studio televisivo. Va bene? Perfetto. Proviamo a strapparci queste rispettive promesse. La ringrazio comunque. Grazie a lei e a tutti quanti. Allora, grazie all'onorevole Sebastiano Verbanti per il Movimento